Per Arezzo 24 siamo a Pitti Immagine Uomo 2024, dove abbiamo incontrato due celebri imprenditori nel mondo del fashion a livello internazionale. Andiamo a vedere. A Pitti Immagine Uomo Brunello Cucinelli, un grande imprenditore. Quali sono le novità di questa edizione? No, intanto vi dico grazie per il premio che mi avete dato qualche tempo fa. No, le novità secondo me sono molto interessanti, perché la prima è una conferma che questa, in tre giorni qui e tre giorni in Milano, abbiamo costruito la più bella settimana della moda maschile al mondo, italiana. Poi io credo che l'altra è che stiamo tornando a vestirci in un modo elegante, chic, giovane, raffinato, specialmente i giovani, a comprare prodotti che non vuoi buttare, forse puoi riutilizzare, riparare, quindi è un bel momento. E poi è un bel momento per l'Italia, perché abbiamo una disoccupazione bassa, siamo manufatturieri veri, quindi un augurio per il 24 interessante, ma anche quello di non lamentarci troppo, perché troppo spesso diremo oddio che cosa verrà, ma che verrà? Verrà qualcosa, abbiamo affrontato nel 2020 la pandemia, quindi un augurio ad essere leggermente più sereni. Grazie. La filosofia imprenditoriale di Brunello Cucinelli dovrebbe essere presa ad esempio da tanti altri imprenditori italiani. Ah, questa non lo so, ma io voglio vivere così. Auguri. Grazie, ciao. A Pitti Uomo 2024, come ogni anno, sempre presente l'impermeabile Simone Landi. Quali sono le novità di questa edizione? Ma allora, questa stagione abbiamo lavorato molto sui dettagli e sui tessuti, perché per noi insomma le linee devono essere rassicuranti, quindi i capi vengono sempre dal nostro archivio, sono delle cose che abbiamo già, però che vanno tutti gli anni rinnovati con dettagli, tessuti nuovi, nuove storie, e quindi i clienti si aspettano da noi queste piccole innovazioni che però devono essere con un prezzo diciamo sostenibile e facilmente da vendere. Può ricordare la storia dell'azienda, l'impermeabile? Allora, Landi nasce nel dopoguerra, nel 1948, l'impermeabile parte nel 1960 e questo era proprio il marchio in cui il nonno Lando ha un po' iniziato, ha fatto un po' il boom nelle confezioni. Poi noi nel 2017 l'abbiamo nuovamente tirato fuori dal cassetto, abbiamo un po' capito che era un po' finito il mondo degli imbottiti, dei piumini, e siamo ripartiti con l'impermeabile. E l'evoluzione della tua azienda? Ma allora, l'azienda sta andando bene, insomma, anche dopo il Covid siamo ripartiti alla grande, insomma, e siamo fiduciosi che in un mercato globalizzato insomma ci siano gli spazi anche per le piccole imprese come la nostra. E il mercato? Allora, il mercato diciamo fino ad ora è andato molto bene, ora l'ultima stagione sembra ci sia stato un po' di stop anche dovuto a queste maledette guerre internazionali, alla situazione Russia, Cina, Israele. Però insomma ancora ci sono dei mercati interessanti, importanti, che hanno bisogno di prodotto e ci amano.